partita, anche questa finale. E allora sono tutti presenti gli atleti, quindi poi Matteo mi dirà quando è la prima eliminazione. Meno 31 la prima eliminazione, intanto prendono già la campana ed entriamo nel giro che assegna i punti con Leopoldo La Rosa, che si è portato in testa al gruppo seguito da Bedon. La prima volata, punti 205, 974, La Rosa Bedon. La Rosa Bedon Zani, queste le prime posizioni. Campana di meno 47, ora Giuseppe Bramante si è portato in testa al gruppo. Numero 8 Zani ammonito, punti 276, 205, Bramante, La Rosa. Continuano i due atleti della città di Priolo Gargallo, seguiti poi da una coppia della polisportiva di Bellusco, al passaggio campana di meno 45, ed è all'esterno Cannoni che lancia lunga la volata dei punti di meno 44, l'atleta della Menzana. 988 276 Cannoni Bramante. Bramante La Rosa. Campana. Prima eliminazione a meno 29 con Bramante davanti alla Rosa, poi Bedon. Ora un terzetto della polisportiva di Bellusco alle spalle degli atleti di Priolo. Attenzione, c'è una caduta sul rettilineo. C'è stata una caduta sul rettilineo, attenzione, abbiamo un atleta a terra, prendono la campana. I punti erano 276, 2974 al giro precedente, ora siamo di nuovo ai punti. Punti 988, 276. Prima eliminazione a meno 27, intanto è rimasto coinvolto nella caduta Putignano, l'atleta del skating Cardano. Campana per i meno 39 con gli atleti di città di Priolo Gargallo in testa al gruppo. Al momento nella classifica parziale abbiamo in testa Bramante, poi Cannoni. Entra nei punti 43 276, entra nei punti anche Clementoni, Rolling Bosica di Martin Sicuro. E allora si riportano in testa. Sarei arrivato. 974, Bedon ammonito. Prima eliminazione a meno 23, intanto siamo nel giro dei punti di meno 26. Bravo. 276, 205, 43, ammonito. Prima eliminazione a meno 21, ancora in testa Bramante con La Rosa, ed è ancora Bramante in testa nella classifica parziale con 9 punti davanti a Cannoni e La Rosa con 4 punti, poi Bedon con 2 punti e anche Clementoni. E intanto ora è l'atleta del Roller Sport Vado Ligure che va a fare la volata 159 e 270, quindi Casadei e Francolini entrano nei punti, ed è ora l'atleta dell'aeronautica militare che si è portato in testa. Campana,
Ora nuovamente 276 e 205 in testa al gruppo. 276 ammonito. E il 159 ammonito, punti 43, 276. Quindi continua a mettere punti sul suo personalissimo tabellino Bramante. Prima eliminazione a meno 19, ora Cannoni in testa. Cannoni, Bramante, La Rosa. Andiamo allo sprint di meno 30, dei punti di meno 30, con Cannoni in testa. Punti, points, points, points. 9-8-8, 2-7-6, Cannoni, Bramante. Ora rallenta il gruppo. Campana di meno 29. Gruppo in fila indiana con Bramante, che ora lascia sfilare La Rosa, che va a fare il lavoro. 2-0-5, 2-7-6, quindi La Rosa va a prendere questi due punti. Dicevamo, il lavoro di squadra tra gli atleti di Città di Priolo Gargallo. E così abbiamo Bramante davanti nella classifica parziale a La Rosa e Cannoni. Prima eliminazione a meno 17. E sono ancora gli atleti di Gargallo in testa al gruppo. Punti 276, 205. Quindi Bramante continua a salire in testa alla classifica, si è portato ora 14 punti, mentre La Rosa è in seconda posizione con 7, resta terzo Cannoni con 6. 6-2-6, ammonito. Fioretti. E ora Cannoni con Bramante, poi La Rosa, poi Clementoni. Punti 9-8-8, 2-7-6, Cannoni, Bramante. Prima eliminazione a meno 15 con la coppia di Città di Priolo Gargallo in testa, seguita da Clementoni. Poi Bossi in quarta ruota, Bramante, La Rosa, Clementoni, Bossi, Cannoni, 276, 205 al passaggio. Direi che la gara in questo momento vive dell'azione degli atleti della Città di Priolo Gargallo, che tengono un ritmo tale da non favorire il ritorno di altri atleti, tentativi di allungo. Ma ora è Francolini che si è portato in terza ruota. E intanto si ritira il numero 83, quindi prima eliminazione a meno 13. 276, 205 i punti. E intanto continuano nella loro azione Bramante e La Rosa, con Fabio Francolini in terza ruota, poi anche Matteo Barison nelle prime posizioni del gruppo, Clementoni, Cannoni. Ed è ora Francolini all'esterno, lancia l'azione per andare a prendere i punti di meno 18, ed è Fabio Francolini davanti a Barison, quindi 270 e 605 al passaggio precedente. Ed eccoli ora i meno 17, ora la coppia del Priolo non riesce più a controllare il gruppo e quindi allungano ora Cannoni.
si è portato in testa e va a sprintare. 9-8-8, 9-70, questo è il passaggio dei punti. Occhio a Clementoni! Ed è ora il numero 43, Clementoni con Barison. Poi Bramante subito a chiudere questa coppia. Bravissimo Giuseppe Bramante, un grande senso tattico della gara, ha capito che c'era il rischio che quella coppia andasse via, si è portato subito dietro, punti, 605-43, prossimo giro eliminazione, e intanto Bramante davanti a Clementoni, poi Cannoni, poi Barison. Al passaggio, meno 13, 276, no, c'è l'eliminazione, 6, 2, 6, questa è la prima eliminazione, adesso punti, ed è 2, 7, 6, 9, allora 9, lo devo dire, 2, 7, 6, punti, prima gli hanno fregato il punto. 605-276. Eliminazione. 654. Al passaggio punti. Al momento 21 punti per Bramante, 10 per Cannoni. 43, 988 e poi con 9 punti la rosa, arriva ora l'eliminazione, siamo nel giro dell'eliminazione e intanto Clementoni in testa, numero 5, fermarsi, si è portato in testa ora Casadei. Di meno 6, 159, 973, quindi Bosco salta eliminazione, salta eliminazione, ora Bramante in testa, Barison lancia l'azione, Matteo Barison con Bramante che non lo lascia andare via, punti, 605, 276, risale piano piano nella classifica Matteo Barison, adesso eliminazione, eliminazione, 43, 4-3, Clementoni ed è Leopoldo La Rosa che lancia, abbiamo qua in testa il 159-8, quindi Casadei e Zani, ultima eliminazione, mentre Casadei e Zani sono in testa. Ed è Zani che lancia la volata per i 3 punti. Zani, 3 punti, 159, poi 605, un punto,
ma possiamo dirlo, eccolo qua che prende gli applausi, Giuseppe Bramante, campione italiano di questa 10.000 metri a punti ed elite.